Una volta ho sentito una cosa bella. La terra non è un'eredità che noi abbiamo ricevuto dai nostri genitori, ma un emprestito che fanno i nostri figli a noi, perché noi la facciamo, la custodiamo e la facciamo andare avanti e riportarla a loro. Viviamo il paradosso di un'agricoltura non più considerata settore primario dell'economia, ma che mantiene un'evidente rilevanza nelle politiche di sviluppo, negli squilibri della sicurezza alimentare, come pure nella vita delle comunità rurali. Davvero non c'è umanità senza coltivazione della terra. Non c'è vita buona senza il cibo che essa produce per gli uomini e le donne di ogni continente. L'agricoltura mostra dunque il proprio ruolo centrale. L'opera di quanti coltivano la terra, dedicando generosamente tempo e energie, si presenta come una vera e propria vocazione. Essa merita di venire riconosciuta e adeguatamente valorizzata anche nelle concrete scelte politiche e economiche. La terra ci è stata affidata perché possa essere per noi madre, capace di dare quanto necessario a ciascuno per vivere. Hay comida para todos, pero no todos pueden comer. Mientras que el derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros fines están ante nuestros ojos. Esta es la paradoja. Di fronte a questi interrogativi vorrei rivolgere un invito e una proposta. L'invito è quello di ritrovare l'amore della terra come madre, direbbe San Francesco, dalla quale siamo tratti e a cui siamo chiamati a tornare costantemente. E da qui viene anche la proposta, custodire la terra facendo alleanza con essa, affinché possa continuare ad essere come Dio la vuole, fonte di vita per l'intera famiglia umana. Dobbiamo riportarla ai nostri figli, migliorata, custodita, perché è stato un emprestito che loro hanno fatto a noi.